vedo più verso di te. Tu non la vedi più verso di te. Sì, è vero, ma perché sono la parte bella della coppia. No, però come... Lasciala così. Però... Come si storge da sola, sai? Vabbè. Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Mirko Alice e questo è il nostro secondo canale. Non sono abituato a farla io la intro. No, infatti la fai sempre te, è strano. Siamo in pigiama, siamo in pigiama perché siamo molto 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 stanchi. Aggiungo un altro molto. Siamo a Milano, siamo in hotel e stiamo morendo di fame. Allora io, preso dalla fame, mi giro verso Alice e le dico: Ali, vogliamo... C'è qualcuno che urla con un pazzo. C'è qualcuno che urla. Ma si sta picchiando? Ah no, non si picchiavano purtroppo, no. Niente rissa. Niente rissa. Guardo Alice negli occhi e le dico: Alice, vogliamo rovinarci? La guardo negli occhi e dico: Alice, vuoi sposarmi? No, Alice, vogliamo rovinarci? E allora abbiamo deciso di ordinare sushi dal ristorante, uno dei ristoranti più cari e costosi. No, penso sia il più caro. È il più caro, perché io gli ho proposto alcuni un po' più economici. No, io penso meglio. Certo, spendiamo migliaia di euro. No, che migliaia di euro, tu sei fuori. Quindi decidiamo insieme cosa comprare. Inizi, che dovevo... Si chiamava Bomaki. Bomaki. Ecco, l'ho trovato. No, ci sono alcune cose che sono almeno 20. Figurati. Allora, ragazzi, una a testa. Ok, una testa. Una a testa. Allora, i più venduti. Già questo qua, salmone alla fiamma, è salmone, avocado, spicy cream, giappalegno. Giappalegno. Non so cosa sia, salsa teriyaki, croccantini di tempura. Sono croccantini di gatto. Salmone scottato alla fiamma, aggiungi al tuo ordine. Facile. Quindi non è adesso. Ma no, andiamo insieme. Tu lo vuoi? No, io. Dai, andiamo insieme. Questo lo vuoi o no? No, facciamo un po' di uno. Un po' le palle, io lo voglio tutto intero. Te ne posso concedere uno su 8. Due. Prendo questo qua, salmone bacon. Aspetta, la tartare. 11 euro un quadratino di tartare. No, no, questa. Salmone bacon. Bacon col salmone. Non me ne frega niente. Non c'è zecca, non c'è zecca niente. Quanti cavoli tuoi? Carne e pesce. Ma si fa i fatti suoi. No, vabbè, uno però lo assaggio. Poi menù burrito, che è sta roba? Tonno teriyaki, tartare di tonno, gambero in tempura, avocado, spicy cream. Ma perché in tempura? Che mi fa cagare, perché? Ma non bestemmiamo, Alice, la tempura è spettacolare. Vediamo se c'è un tonno di salmone mango, questo lo prendo. Oh sì, anch'io. No, questo ho detto Alice lo prende. Sì, sì, sì. Attacchi al cazzo. Da dolata di salmone. Ma quella che ho preso prima, Mirko. Dai, andiamo. Ma perché il burrito? No, no. Ma 15 euro un burrito? No. Salmone carimbo, riso, semi di sesamo, tartare di salmone, avocado, gamberi impanati. Troppo complesso. Mirtilli, maraca. Magari dopo. Sì, sì, sì. Riso di carpaccio di salmone scottato alla fiamma, avocado ripieno di salmone, senza spicy, miso con tomico, stacco. Prendilo. Riso, semi di sesamo, dorato nel branzino. No, dai, ci sono quelli solo con l'avocado, mi sa. Wow. Per me prendilo. Tartare di salmone, salsa teriyaki, Philadelphia Cheetos sbriciolati. Dai, andiamo, va. Raga, ma c'è solo tonno qua. Mi sei sicuro di voler fare ancora questo video? È costoso. Assolutamente sì, tanto d'altronde che abbiamo solo speso 79 euro. Tartare di salmone, Philadelphia, avocado, mandorle e salsa teriyaki. Prendilo troppo. Secondo me lo mangiamo tutto. Allora sono 8 pezzi per 8. 7 per 8 perché una è tartare. Ok, 7 per 8 quanto fa? 12. 7 per 8 fa 12, fa 56. Vabbè, ancora ce la faccio. È già finito? No, aspetta raga, sì, prendo sì. Un altro potente salmone bacon, sai che quasi quasi io vado pesante un altro, dai. Poi voglio prendere dei ravioli che non so se qua ci sono. No, perché questo è solo giapponese. Ah, solo giapponese. Ah, allora, prendo un altro tartare. Basta! Cos'è questo? No, che alla fine questi li lasci sempre, no, te lo vieto. No, io uno lo provo. Ma buttiamo la roba! 133 euro. Proviamolo col branzino. Va bene, dai, prova, metti ancora questo e basta. Dai, questo qui basta, raga. Allora, metti la teriyaki, tanta, devi chiedere tanta teriyaki. Ma non c'è qua, però. Non me ne frega niente, devi chiedere tanta, devi chiedere tanta teriyaki. Ma non c'è qua, però. Non me ne frega niente, devi chiedere tanta, devi chiedere tanta teriyaki. Dai, una cucchina bella fresca, la prendiamo. Va bene, quanto fa? 33 centilitri, 3,50 euro. C'è troppo rumore. Prima si picchiano. Poi... Erano parole. Sì, teriyaki. 1, 2, 3, 4, 5. Non esagerare. 9, 10. Un euro. Un euro di teriyaki, basta. Teriyaki. Uno piatto ne ho preso. Però che bello questo. Misti cioccolato e latte e cocco con la voglia. Di polenta. Aggiungi al basta. 150. Basta. 25 ordini. Questi pensano che ci sono 10 persone a mangiare. Mamma mia, mamma, perdonami perché tu non mi hai insegnato questo. Secondo me è esagerato. Non esiste un'esagerazione nel sushi. Perfetto, ragazzi, stiamo pagando. No, raga, abbiamo preso troppa roba. Quando lo dicevo io non mi ascoltavi. Non esiste un'esagerazione nel sushi. Raga, abbiamo preso troppa roba. Dove mangiamo? Non c'è spazio. Raga, ci vediamo quando arriverà il pacco.
più esagerato. Iniziamo con questo centrale. Ragazzi, ve lo dico già, chiediamo anticipatamente scusa per la qualità di questo video, sarà pessima. Qui non abbiamo tutta la nostra attrezzatura, siamo così con quello che ci capita, quindi vi prego, fate come volete bene. Allora, iniziamo dalla mia cocchina bella fresca. Poi c'è la tartare. Bacco enorme, però la tartare è veramente mignon. Madonna, guarda questo. Madonna, ragazzi, mi ho esagerato. Questa roba. Wasabi, ok. Soia. Non c'è la teriyaki. Spero che l'abbiano messa perché mi incazzo. C'è scritta qua la teriyaki, eh? Ah, si sono qua le teriyaki, wow. Una, due. Io ti avevo detto che avevi esagerato. Ma non tre, importa, non quattro, cinque. Vabbè, 6, 7, 8, 9 e 10. No, raga, abbiamo un po' esageratino, eh. Mango, bicchiere, finito ragazzi, giusto due cose. Bene raga, ma così iniziamo? Io direi apriamone uno e mangiamo. Un pettine di carne di manzo. Magari io assaggio questo. Assaggia. Vedrà, mi ringraziai. Buona, vero? Dai, noi prendiamo il sushi, questo per le croquette. Vabbè, guardate cosa sto assaggiando. Questo qua con la spicy, la granella che ha preso Mirko. Dimmi com'è. Spaziale. Spaziale. No, raga, queste crocchette sono spaziale. Sono veramente un po'. Raga, 150 euro non ci hanno dato neanche dei tovaglioli. Allora, raga, il fatto che ci abbiano dato 6 bacchette vuol dire che questo qui pensava che fosse tanta gente. Sì, mamma mia, ha provato questo crocchettino. Per che cosa inizio? Salmone scottato con salsa spicy. Cosa ne dirà? Vado. La qualità è diversa, si sente. Cosa si sente? Quando vai all'olio che inizio. Si sente che non è un olio che inizio. Si sente la differenza, sì. Io questi me li tengo, domani me li mangio. Quello era scontato. Assaggio un altro. Assaggiamo quello lì al bacon. Non so che cosa c'entri il bacon con... Oddio, guarda. Io ho finito il primo. Sushi box, incredibile. Raga, il bacon è uno spettacolo. Sì? Sì, vado. Guardate che spettacolo. Raga, non so che cosa c'entri. È un abbinamento assurdo e strano. Però è buono, vero? Però è buono. Oh, si spappola, non riesco a prenderlo. Allora, è molto spappoloso, eh. Non mi fa impazzire, sai? Preferivo... Eppure quelli... l'hai scelto tu. Sì, ne abbiamo presi due pure. Forse non mi piace, perché sento carne per sentirmi, mi fa strano. Devi chiudere gli occhi e giudicare il gusto. Ma io così faccio, diciamo. Però è inevitabile che io senta il contrasto. Allora, una cocchina bella fresca. Un po' di acqua frizzante. Vado ad aprirlo contro il... 3 hours later. Raga, è stato molto difficile aprire la cochina perché qui è tutto di legno. Non c'è nulla di ferro, pure il davanzale in marmo. Che poi ho trovato la cassaforte che era in acciaio e l'ho aperto con la cassaforte. Vuoi dare un voto anche alla Coca-Cola? Allora, raga, una cosa che a me piace molto è la tartare che adesso mangerò. Allora, sto mangiando il secondo roll. Qual è quella? Con le mandorle. Allora. Va bene, non me lo faccio ripetere due volte. Mamma, che buona tartare. Ti servono le posate? Sì, e non ci sono le posate. Boh, vabbè. Buonissimo. Se avessi preso gli udon, cosa facevo mangiando con le mani? Niente, buono sta mandorle. La tartare è buonissima. Mamma mia, non è come quella degli ripienizzi, vero? No. Anch'io assaggio la tartare ora. Che buona. Questo sicuramente ad Alice non piacerà. Perché vale. C'è del crunch. Assaggiamo. Ma è buonissimo. Ti ha fatto con le patatine. Vedete quelle patatine, raga. Con le Dixie. Assaggio anch'io questo qua di Mirko. Sì. Scusa, tu non hai assaggiato le Dixie? No. Non ci credo. Okay. Ma che infanzia hai avuto che non sai che si chiamano Dixie? Allora, assaggiamo questo col branzino. Io non gradisco molto il branzino, però te ne privi di mangiarlo. Mangiamolo. Via. No, non mi so di niente. Riso insalato. Quello bocciato. Allora, assaggiamo questo con... pistacchio. Se mi rubare questa teriyaki da qua, questa gliela porto a mia madre. Mia madre è pazza di salsa teriyaki, pazza di Gesù. Prendetemi per pazzo, sì, pazzo per Gesù. Vado. Sicuramente di buona, ma non gradisco. Assaggiamo questo con altre mandorle. C'è del sushi in queste mandorle. Assaggiamo questo qua. Com'è? Secondo me avevo assaggiato, sai perché? Sono un po' pieno. Anche io sono pieno a bestia. Bocciato questo. Oh, c'è quello al mango. Emana un odore odorevole. Mirko prende sempre quello interno. Certo, è più di roba. Vado. Vai. Non riesco a farmi piacere il mango nel sushi. Non ti piace il contrasto con il dolce? Che ne sai, che ne sai, che ne sai. Mentre mangiavo il mango, avete capito? Comunque, raga, questo è un pettino. Mi pento di aver preso soltanto una porzione perché la cosa più buona di stasera sono queste. Quando io mangio sushi, mi viene sete. E quando bevo, mi riempio. Sono pieno. Bene, ragazzi, il video di oggi finisce qui. Sono molto, 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 molto contento perché domani abbiamo il pranzo. La colazione no. Anche perché sushi a colazione. E niente, raga, dovete pazientare ancora un po' di giorni perché in questo periodo stiamo facendo tantissimi spostamenti. Ma appena torneremo a Torino, cercheremo di avere una nuova regolarità, regolamentazione. Nuova costanza. Costanza. Non essere pignola. Che dirò tutti. Ragazzi, noi speriamo che questo video vi sia piaciuto. Se dovete fare una cosa simile a questa, mi raccomando, fatela in compagnia, perché altrimenti... Oppure assicuratevi che il giorno dopo non nessuno cuciniate. Cucini. Ciao ragazzi. Perché ciao. Che schifo che fai.
lascia un commento, metti mi piace. Cosa ti costa, dai che sei capace. La coppia che scoppia. Se il video ti è piaciuto, lascia un commento e iscriviti al canale. Le giornate, la coppia che scoppia, sono come noi. La vita di coppia vissuta da eroi. La coppia che scoppia è un'esplosione. Mirko ed Alice dentro il nostro cuore, ah.